Ci tenevo a dirvi che nell'episodio 5 sono riuscito a fissare l'audio e non sentirete più l'audio di Minecraft sopra il mio, ma finalmente avrò fissato e non farò più così tanti timelapse, quindi rimanete collegati nella serie. Finalmente siamo usciti dalla mesa, guardate le coordinate, guardate l'inizio della mesa, poi ditemi quanti blocchi sono stato qua perché, wow, è durata tantissimo. Oh, salve piramide, ma salve. Ha laggato. Adesso, cosa potremmo trovarci dentro? Degli smeraldi, dei diamanti... una mela d'oro P, boh, non lo so, che visto che
So che dovrò mangiarla la mela d'oro P, mi fa già strano. Che cavernone. Beh, se ne troviamo due, ovviamente una la terrò per sempre. Anzi, questa la terrò per sempre perché si chiamerà tipo la mela del primo video di Minecraft Vanilla. Non lo so. Perché devo dare un nome a una mela? Non lo so. Vabbè, sono strano, ragazzi. Sì, lo so. Allora, cerchiamo di non attivare la trappola. Intanto. Voilà. Riptide, Smite 5, che potrebbe venire utile per ammazzare certi tipi di mob. Buttiamo. Facciamo così, va. Utilizziamo queste. Facciamo dei lingotti. Droppiamo questa. Abbiamo dell'oro. Un diamante. Nice. Che prendiamo e mettiamo qui. Una mela d'oro e channeling, bello, per il tridente molto molto buono. Droppiamo la fornace. Vabbè, non prendo gli smeraldi, se no prenderei comunque roba che non mi ci starebbe nell'inventario, quindi basta così. Però forse potrei recuperare spazio e prendere gli smeraldi facendo così, prendendo il pane. Creando altro pane. Così. Potrei risparmiare spazio per gli smeraldi. Buttando via. Cosa posso buttare? La fornace. Guardiamo tutte le cose. Sì, qua c'è un altro smeraldo, ma gli smeraldi non ci serve. Oltretutto non abbiamo ancora trovato un luogo per fare casa. Quanto ci metterò? Ragazzi, nel mentre che camminavo ho trovato un altro villaggio, quindi penso che mi trasferirò qua perché ci sono le montagne che io amo. Ho attraversato pure un oceano, guardate la coordinata X. L'ho fatta addirittura andare sotto lo zero, quindi vuol dire che ho camminato un botto. Questo pane, sì, non ho sprecato più di mezzo pane, si è contato da 54 a 27. Cosa droppiamo, dai? Non so cosa buttare ogni volta. Vabbè, teniamo il pane una seconda, non fa niente. L'hanno creata per questo. Allora, i villaggi così li preferisco molto perché sono molto più comodi. Beh, non proprio questo perché diciamo che è tutto su una montagna. Però mi piace di più il bioma. È molto molto meglio. In questa casa potremmo trovare qualcosa di utile. Un compasso basta, però potrei creare la mappa del villaggio. Potrei effettivamente creare la mappa del villaggio, vediamo. Con queste ci creiamo la carta. Poi con la bussola dobbiamo poter. Via questa, via questa. Poter creare una mappa esplorazione con il villaggio e poi si può aggiungere pian piano così. Guardate un po'. Di più non si può, ok. Però almeno capiamo. Eh beh, non capiamo praticamente niente perché l'ho fatta troppo grande. Sono stupido. Craftato un altro compasso. Proviamo a rifare la mappa. Questa
ancora quella del tesoro. Allora, mappa del villaggio. La ingrandiamo stavolta di poco, che così dovrebbe già andare bene. Potremmo ingrandirla ancora di più, però dopo diventa magari un casino. Ci prendiamo il tavolo da cartografo. Sì, ma non ho mai spazio nell'inventario, che palle. Possiamo craftare pane. Via. Facciamo così. Craftiamo pane. Ok, craftato. Abbiamo altro qua. Eh sì, ragazzi, ho troppo pane. E non so che cosa buttare. La mappa del tesoro buttiamo. Sto schifo. Lo stesso non serve mai niente. Però ci servirebbe. Vabbè, buttiamo via una porzione di water briefing. Qua sopra io come ci salgo? Facciamo parkour tanto. Ho detto tanto. Non è difficile. Bene, altro cibo ancora. Mi sono dato le palle di craftare pane. Però niente. Non li voglio. Qua siamo dentro ancora il villaggio. Qua c'è una caverna. È veramente un posto grande. C'è pure il blacksmith. Bene. Qua nulla. Però abbiamo tanti villager. Potremmo utilizzare. Vabbè, il pane non lo prendo adesso, ragazzi, perché questo me lo dai tu. Via. Ti do le patate che mi servono adesso. Vabbè, dell'iron, pane, basta. Non ci serve niente. Bene, qua potremmo cominciare a fare casa. Però ci serviranno materiali e roba varia che non ho voglia di prendere. Quindi niente. Ci vediamo al prossimo episodio.